Boker Tov, Boker Or, oggi una giornata specialissima, mi direte. Che data è? Cosa è successo di così importante oggi? La nostra carissima, amata, stimata Rachel Chiara di Padova compie gli anni, data ebraica. Mazzalto, Toda, mazzalto. Rava. Riim, mitoch simcha, nachat chassidi amiti, mikol yotzecha latzai, shlom bayit mushlam. פרנסה בשפע ובכבוד, עלי והצליחי בעבודתך בקודש, Amen, veramente. amen, amen. Anche a voi. Rimando tutte queste anche a voi. Grazie, sono brachot mie, da parte mia e da parte di tutto il gruppo che Grazie. ti ama e ti stima tantissimo, come Grazie, ben amen. sai. Amen, grazie di cuore. Ecco, Amen, le amen. chaim di basalto, basalto, veramente. Solo buonissime cose, amen che ne razzoni. Amen. Allora, siamo nate il 15 di Tammuz, cara Rachel, a quanto pare. Sì. Fantastico. Allora, 14 luglio, 15 Tammuz. Allora, partiamo sempre con la Yom Yom. Allora, il Rebbe, a nome del Rebbe Ariat, scrive che suo padre, scrisse in uno dei suoi Mamarim, che la robustezza del corpo può essere anche causata dal piacere spirituale. Cioè, che cos'è che ci rinforza anche fisicamente? È questo piacere spirituale e la gioia derivata dalla vicinanza di Hashem. Più siamo vicini a Hashem, più abbiamo questo piacere spirituale, più anche fisicamente siamo forti. Dunque, è quello che ti auguriamo tutta la vita, Rachel, tu che segui giornalmente i miei shiurim in primis e so anche altri, dunque, che questo ti porti Amen, forza amen, amen. fisica e morale. Per tutta la vita. Sì, infatti si dice, famosa detto che Rabbi Nachum di Cernobil era molto corpulento, diciamo così, e dicono che sia diventato così dal tanto rispondere al Kaddish Amen Yesh Merabah, cioè quando rispondeva Amen Yesh Merabah, talmente era coinvolto emotivamente, spiritualmente, no? Che fisicamente è ingrassato. Detto ciò, benvenutissima anche a René. Oggi Bocchetto. festeggiamo Rachele, Estere, Sondrine, sono tutte venute per Rachele oggi, Baruch Hashem. Allora, andiamo al Chumash, bellissime brachot anche oggi. Abbiamo 3 giorni di brachot straordinarie fino a venerdì, dove avremo il Matovu Alecha Yaakov, la famosissima Matovu Alecha Yaakov, ma anche queste non sono da meno, queste di questi giorni. E dunque, tutte a pagina 663. Capitolo 23 del Humash Bamidbar, Parashat Balak, Pasuk 13. Allora, vai Rachele, oggi più che mai, e oggi più che mai. Balak gli disse: Ti prego, vieni con me in un altro luogo, da dove poterlo vedere. Ne potrai vedere solo una parte, non riuscirai a vederlo interamente, e da lì maledicilo per me. Bilam lo condusse sulla sommità della vetta, dove sarebbe morto Mosè, al campo di Zofim, degli osservatori. Costruì 7 altari e su ciascun altare sacrificò un toro e un agnello come olà. E disse a Balak: Fermati qua un attimo. Allora, vabbè, fai ancora uno, dai. Tu rimani qui, vicino al tuo sacrificio olà, mentre io da questa parte mi farò incontrare da Shem. Ok, allora, cosa vediamo qua? Che malgrado che invece di maledire, benedice, allora, come. Mi riporta a un famoso Ayom Yom, cioè a proposito anche del numero 7, che sono 7 cose che si possono imparare da un ladro, no? Non perde speranza, prega Hashem, eccetera, eccetera. Allora, qui vediamo anche dove, anche qui Balak, cioè, oh, questo invece di maledire ti benedice, non prendi più rischio, invece no, e come sappiamo, proverà forte. Dunque, anche qui imparare di non, noi nel bene, ovviamente, non nel male, non desistere mai. Allora, abbiamo detto che ci ha ben detto appunto Rachel, che oggi è la festeggiata, che dunque dice, vabbè, qui in questo luogo non ha funzionato, proviamo in un altro posto, un altro luogo.
e da lì me lo dici. Allora, cosa fa Ecce? Lo prende, come ha detto appunto Rachel, nel campo di Zofim, come ha letto, e lì di nuovo questo numero 7 che ritroviamo, questi 7 altari, vi ricordate, abbiamo detto l'altro giorno, Avram, Yitzhak, Yaakov, insieme 4, 2 e 1 hanno offerto 7 altari, invece Bilam dice io da solo ne offro 7. Insomma, ha fatto di tutto per trovare grazia agli occhi di Hashem, però Ciao. ovviamente non funziona. Ciao carissima Francesca, stiamo festeggiando il compleanno ebraico di Rachel Chiara. Mazal Eh, tov. si mantò, Todaraba. si mantò, mazal tov, mazal tov, si mantò, si mantò, mazal tov, mazal tov, si mantò, yehelanu, 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 ecco, cantate la conoscete che è meglio, Israele, amen, 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 amen. Pardon. Ok, ci ho messo l'enfasi. Allora, dicevamo che qui edificò altri 7 altari e sempre questa giovenca, questo Arbiete, dice Avram Avinu c'era solo l'Arbiete, io anche la giovenca. Allora, chi però si sta rivolgendo a chi, ragazze? È Balak a Bilam, no? Dice, l'ha portato fino alla cima del Pisgah. Allora, Bilam, attenzione, punto molto interessante che riporta Rashi, non era indovino esperto quanto Balak. Uno dice Balak l'ha ingaggiato, ha ingaggiato Bilam, sarà che Bilam è molto più esperto, ma invece no, qui Rashi ci dice che era un indovino. Allora, Bilam era un profeta, cioè riusciva a parlare con Hashem e abbiamo visto solo di giorno, e perché i popoli del mondo non dicano che solo a noi Hashem ha dato i profeti, eccetera. Però, quando si parla di indovino, Balak era più esperto. Infatti, Balak vide che da lì sarebbe stata aperta una breccia in Israele, perché là, come appunto ha accennato Rachel, sarebbe morto Mosè, sarebbe venuto a mancare Mosè. Quindi, incline a pensare che là sarebbe piombata su di loro la maledizione. E si dice, questa è la breccia che io vedo. Cosa vi ricorda, ragazze? Chi anche si è detto che hanno visto gli indovini di, mi dite voi chi, però vedono ma non sanno interpretare bene quello che vedono. Davanti al faraone. Giuseppe. Allora, Yosef no, era sì, diciamo, era abbastanza chiaro il suo sogno che si sarebbero inchinati a lui. Erano No, immagini, ma sì, però loro interpretavano male. I maghi dell'Egitto, maghi che però davanti al fa col interpretavano, faraone, del faraone. era abbastanza Il chiaro da periodo di Yosef, Mosè. era più chiaro da Yosef. Invece, come dice Rachel, giustissimo, comunque, grazie anche Francesca, gli astrologi di Parò, che voi state andando a vivere il vostro Dio nel deserto? Ah, ma noi vediamo un fiume di sangue. In effetti c'è stato un fiume di sangue, ma era la sangue della Brit Milà, che non avevano appunto fatto nei 40 anni del deserto, che Yoshua però a un certo punto, prima di entrare in Israele, per poter entrare in Israele mo nel modo più puro possibile, ha fatto a tutti appunto la Brit Milah. Dunque anche qui, questo cosa vede? Vede che vede questa breccia, vede che Moshe Rabbeinu viene a mancare, e gli dice non sarà che porta male. Un altro ancora, con un'altra festa, vi ricordate? Oggi vi pongo le domande. No, allora lo vediamo più volte veramente nella Torah, dove abbiamo, cioè vedono questi profeti cose, vedono ma non vedono l'interpretazione giusta, come abbiamo detto appunto gli astrologi, come abbiamo detto, cioè un conto è vedere, un conto è saper interpretare quello che si vede, o che a volte Hashem proprio trasforma questa cosa non positiva. Allora, l'altro esempio appunto volevo darvi a proposito di festa di Purim con Haman, no? Ecco, vai Rachel. No, ho detto mi è venuto in mente Purim, esatto. Sì, Col dunque discorso. abbiamo Haman che vuole fare
vuole fissare una data, no, per distruggere il proprio ebraico, dice: ah, perfetto, il mese di Adar. Ah, perché di Adar è venuto a mancare Mosè, a proposito sempre con Mosè, che è il pilastro, che rappresenta colui che ci ha dato la Torah, eccetera. Se non che, sì, il 7 di Adar Mosè è venuto a mancare, in effetti, ma anche nato. E la forza del giorno del compleanno, a proposito, anche per quello volevo dire, a proposito di Rachel, che oggi è il suo giorno compleanno, Shemazala Gover, è molto più forte, perché è positivo ovviamente, più forte del contrario. Vai, allora, no, leggiamo un attimo insieme, allora, pagina tutte insieme. Pagina 662, capitolo 23, Chavgim, il passo Yud Gimel 13. Vayomer elav Balak, lecha na iti el makom acher, asher tir eino misham, efes katzeu tire, vechulot ol tire, vekovno li misham. Vaykacheu zde tzofim erosh apiska, vayven shiv'a mizbecho. Vayal par va'ay v'mizbech. Vayomer elav Balak, utiatzef po al olatecha, ve'anochi ikare bo. ויקר אדוני בלעם ויישם דבר בפיו ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר. וי סדיצ'י ג'סטה. השם si presentò da Bilam e per indurlo a tornare da Balak gli suggerì le parole da usare con lui a proposito di Israele. E gli disse: torna da Balak e parla in questo modo. Quando Bilam arrivò da lui. Fermati un secondo, torna da Balak. Cosa vuol dire torna da Balak? Perché Hashem deve dire a Bilam di tornare da Balak? In realtà, quando Hashem gli ha detto tanto non ti serve a niente, allora, dunque, non gli era permesso maledire, in altre parole, cosa dice? Beh, a questo punto perché dovrei tornare da Balak per tormentarlo? Va bene, non posso maledire, vabbè, finisce qua la storia. Invece no, Hashem gli dice no, contro la tua volontà tornerai da Balak. Che tu voglia o no, dolente o nolente, vai e riferisci quello che ti dico e le parole che ti metterò in bocca. 17. Quando Bilam arrivò da lui, eccolo, si trovava ancora presso il proprio Olà e con lui erano rimasti solo alcuni notabili di Moab. Balak, per deriderlo, gli chiese: cosa ha detto Hashem? Allora, qui vediamo, allora, prima cosa i principi di Moab. Allora, prima, nel Passuk 6, Vav, c'era scritto tutti i principi di Moab, no? Li hanno seguiti. Quando videro che non si poteva riporre in lui alcuna speranza, di fatto, perché invece di maledire questo benedice, allora una parte di essi se ne andò e ne rimase solo una parte, ecco perché qui dice i principi e non tutti i principi in questo Passuk. E cosa ti ha detto Hashem, ma in modo proprio derisorio? E anche per dire, tanto tu non sei padrone di te stesso. Quando lui vede che lo deridono, come reagisce? 18, Chai, vai. Rachele, è tutta tua il ciro oggi, vai. Sei la festeggiata. Bilam pronunciò il suo oracolo e per vendicarsi dello scherno ricevuto disse: alzati alle parole di Hashem, Balak, e ascolta. Porgimi orecchio, figlio di Zippor. Hashem. Allora, abbiamo i rashi importanti, dunque ti fermi per ogni passucco. Allora, cosa è successo? Bilam vede che Balak lo deride, no? Allora cosa fa Bilam? E voleva tormentarlo, insomma, vendicarsi. E dice: alzati in piedi, come riporta Rashi. Tu non hai il diritto di startene seduto mentre io, Bilam, sono stato inviato a te in missione da parte di Hashem. 19. Hashem non è come l'uomo che possa ingannare, non è un mortale che possa cambiare parere facendo morire nel deserto Israele cui hai promesso la terra. È forse possibile che gli dica qualcosa e non la faccia, che parli e non mantenga fede alla sua parola? Ecco, cosa sta ricordando qua? Molto acuto, molto interessante, molto importante. Allora, un essere umano può promettere, non è detto che poi mantiene, ovviamente. E intanto è entrata la nostra carissima Rozzella in piena brachot al popolo ebraico, fantastica. Ciao carissima, oggi, come dicevo anche le altre, stiamo festeggiando
il compleanno ebraico su questa piattaforma per Rachel, che è oggi il suo compleanno ebraica. Grazie. Allora, diceva qua, riprendiamo il passuk 19 del capitolo 23. Allora, Hashem non è un uomo, perché, come abbiamo detto, un uomo può sempre giurare, ma non è detto che può mantenere. Invece, quando Kadosh Baruch Hu ha giurato ai Bnei Israel di far entrare nella terra, come ci riporta Rashi, delle sette nazioni, ancora il numero sette, ragazze, che si ripropone, e di darla loro in eredità, e tu pensi di farli morire nel deserto? Cioè, Hashem gliel'ha promesso e loro adesso sono nel deserto. La promessa c'è andata fatta e la mantiene. E dunque questi entreranno in Eretz Israel. E tu vuoi che muoiano adesso tutti nel deserto? Impossibile. Ok? 20. Ok, 20 e 21, vai. Ecco la risposta alla tua domanda. Io ho ricevuto ordine di benedire Israele e quando egli ha benedetto io non posso revocarlo. Hashem non ha osservato con puntigliosità il torto che è Yaakov e non ha visto la trasgressione commessa in Israele. Anche quando gli si ribella, Hashem, il suo Signore, rimane sempre con lui ed egli gode dell'amicizia del re. Dunque, anche come dice Rashi, quando lo provocano, purtroppo, e l'abbiamo provocato non una e non due volte, all'ira, ribellandosi purtroppo ad Hashem, non si allontana da noi. E infatti, come vedremo adesso in ebraico, Trua, che vi ricorda anche il Tkia Trua, no, di Rosh Hashanah, al termine Trua indica amore e amicizia. La Shekhinah del loro re, dice, secondo il Targum Onkelus, dunque secondo Rashi, in lui, in Israele, è l'amicizia del re di Hashem. Dunque la Shekhinah, la presenza divina del loro re, è in mezzo a loro. Leggiamo da 18 a 22, leggiamoli piano, così leggiamo tutti insieme le brachot. Allora, mi raccomando, chi riesce a leggerci al testo avanti, se no le altre ripetete con me, come Sondrin che sta guidando. Va'issa meshalo va'yomar. Kum balak ushama ha'azina adai b'notzipo. Lo ish el v'chazev uven adam ve'itnecham. Ha'u amar ve'lo yase ve'diber ve'lo yekinena. Hine varech lakachti. Ah no, aspetta, sì. Uveref velo ashivena. Lohibit aven be Yaakov, velo ra'a amal be Israel. Adonai Elohav imo, utruat melech bo. Ok, vai avanti. 22. È stato Hashem che li ha fatti uscire dall'Egitto in modo commisurato alla sua grande potenza. Meritano la benedizione. Vuol dire che cosa? Loro non è che loro sono usciti dall'Egitto, come dice Rashi, ma è Hashem che li ha fatti uscire. Dunque questo è un popolo che non si basa sulla sua forza, si basa sulla forza umana, dici puoi contrastarli, puoi combatterli, puoi distruggere tramite guerra, tramite maledizioni, come in questo caso. Ma qui stiamo parlando di un popolo che è protetto direttamente dal creatore del mondo e della terra e dell'universo. Ed è lui che li ha fatti uscire dall'Egitto, dunque non hai chance contro di lui, in altre parole. 23. Meritano la benedizione perché non c'è chi operi incantesimo in Yaakov, né chi ricorre al potere occulto in Israele. Infatti, al tempo dovuto tramite i profeti, viene detto a Yaakov e a Israele quello che Hashem fa. Ecco, loro sono un popolo che ogni giorno si leva come un leoncello e si erge come un leone per applicare i precetti divini e alla sera non si corica fino a quando, grazie alla recita a letto dello Shema, sarà il Hashem a provvedere, a rendere inoffensivo il nemico che viene con l'intenzione di sbranare.
Alla fine questo popolo berrà il sangue dei propri nemici caduti. Allora, riprendo da 23, da Hakim, fantastica. Allora, abbiamo detto che Ibn Israel dice che sono degni della benedizione perché non c'è tra loro appunto chi pratichi dei sortilegi e la magia, che noi sapete, abbiamo il divieto assoluto di praticare magie e sortilegi che provengono dalle forze opposte al bene. Allora, come il tempo in cui si dirà a Jacob, allora, di quale tempo si riferisce? Vi sarà in futuro un tempo che è come questo tempo, in cui sarà rivelato agli occhi di tutti, dice Rashi, l'amore che Hashem prova per loro, poiché siederanno alla sua presenza e impareranno la Torah dalla sua bocca. Il posto loro assegnato sarà in mezzo agli angeli di Hashem, i quali chiederanno loro: che cosa ha fatto Hashem? E questo è il senso, i tuoi occhi vedranno il tuo maestro, Bezrat Hashem, presto, con Mashiach. Questa è una prima interpretazione di Rashi. La seconda interpretazione, che in realtà l'espressione non va riferita in futuro, ma al presente, e dice così: ora in Israele non hanno bisogno di chi opera sortilegi e magie, perché in ogni tempo in cui è necessario che si dica a Jacob e Israele che cosa ha fatto Hashem, Kadosh Baruch Hu, e quali sono i suoi decreti nel cielo, non devono praticare sortilegi o magie. Infatti, viene detto loro per bocca dei loro profeti qual è il decreto di Hashem, oppure tramite gli Urim e i Tumim, che era sul pettorale del Kohen Gadol, ha rivelato. Dunque, vedete, Rashi importantissimi. Allora, abbiamo un popolo che come una leona essa sorgerà. Allora, quando gli Israele si levano al mattino, e qui abbiamo un esempio palese, che è questo gruppo di donne, sono forti come una leonessa, e attenzione, parte al femminile, e come un leone. Dunque, Rashi parte prima al femminile, come una leonessa, e poi il leone, perché noi donne siamo il pilastro della casa. Siamo noi che, grazie a noi, i mariti, i figli e tutta la casa si sostiene. Ecco, vedete che si parte, no? dalla donna. Allora, quando i Israele si levano dal loro sonno al mattino, che sono forti, abbiamo detto, come una leonessa femminile prima, e come un leone, per afferrare le mitzvot, afferrare e adempierle. Il commento chiaramente allude al testo dello Shulchan Aruch Orachaim, dove è scritto: l'uomo sia forte come un leone nell'accingersi al mattino a rendere culto al suo creatore. Nei libri liturgici questo testo precede, a modo di esortazione, l'inizio della filà del mattino, della preghiera del mattino, durante la quale vi è l'obbligo di indossare il talit e i tefillin. Dunque, siamo forti, abbiamo detto, afferriamo le mitzvot, e Rashi precisa quale mitzvot, appunto, indossare il tzitzit, recitare lo Shema, mettersi i filin. Dunque, di nuovo, evidente l'allusione alla preghiera quotidiana del popolo ebraico, che si conclude tradizionalmente con un'ultima recita dello Shema Israel, compiuta appunto proprio prima di addormentarsi, per ottenere protezione contro i pericoli della notte. Infine, l'orante si affida alla misericordia di Hashem con le parole del Salmo 31. Nella tua mano affiderò il mio spirito, tu mi hai redento, Hashem, Dio di fedeltà. Ok, e poi c'è la versione italiana interessante: ecco un popolo che come una leonessa dimora e come un leone si ergerà, non dimorerà nella sua terra finché non avrà sterminato, avrà ereditato la proprietà dei popoli. Adesso non si coricherà. Allora anche qui, di notte, come abbiamo detto, nel suo letto, finché non avrà divorato e annientato ogni cosa dannosa, dice Rashi, che venga a farne sua preda. In che modo? Recitando uno Shema nel suo letto, affidando lo spirito ad Hashem, come vi ho appena spiegato. Se un campo o una schiera militare vengono a recare danno in Israele, HaKadosh Baruch li custodisce e combatte le loro battaglie, facendo cadere trafitti i nemici.
Bilam profetizzò che Mosè non sarebbe morto prima di aver fatto cadere trafitti appunto i re di Midian e prima che gli stesso, cioè Bilam, fosse ucciso assieme a loro. Come detto, e l'abbiamo visto anche riportato nei Mlachim 1 al capitolo 3, passo 26, quanto a Bilam, figlio di Beor, il mago, i bni Israel lo uccisero di spada insieme a quanti avevano trafitti. Ok? Cioè Yoshua anche 13:22. Pardon, Yoshua 13:22, no? Mlachim è un'altra cosa, scusate, mi sono confusa. Ok. Concludi il 25:26 e poi riprendiamo in ebraico. Balak disse a Bilam, va bene, se non puoi non maledirlo, ma per quanto riguarda la benedizione, vedi almeno di non benedirlo. Bilam rispose e disse, non ti avevo forse avvisato dicendo, io potrò fare esclusivamente ciò che dirà Hashem? Non puoi lamentarti, diciamo, nel senso che io ti avevo avvisato. Ok, adesso vediamolo sul testo. Allora, eravamo arrivati, allora, al 22, giusto? Sì. 22, Chavret, tutte insieme, piano piano, parola per parola. El mozia mitzrayim, che to afot re'em lo. Chi lo nachash be Yaakov, ve lo kesem be Israel. Ka'et ye amer le Yaakov u le Israel, ma pa'al e. Hen am che la via, ecco la leonessa, vechari leone, itnassa, lo ishkav ad yochal teref, vedam chalalim ishte. Vayomer balak el bina, gam kov lo tikoveno, gam barech lo tevarachim. Vayan bilan, vayomer el balak, halo dibarti elecha lemor, kol asher yedaber Adonai, oto ese. Chazak baruch alla nostra carissima Rachel Chiara, la festeggiata di oggi. Passiamo al Tania. Ecco, volevo fare la, come si dice, vi ho detto, no, che adesso ormai siamo in piena estate, siamo già in vacanza, o parti di noi, c'è chi è occupata. Alla fine sono troppo belli i psukim, importantissimi, e non possiamo anche Rashi. Così parli brevemente. Allora, oggi allora Tania, che oggi è breve, pagina 184 dall'alto, settima riga dall'alto. A proposito, vedete che ritroviamo ancora questo numero 7. Allora, terza parola, Achen. Ok, siamo, vi ricordo, al capitolo 3 delle Gereta Teshuva, pagina 184 dalla settima riga, terza parola. E cosa ci insegna oggi? Allora, vi ricordo che siamo nell'epistola del pentimento, di come fare Teshuvah. Abbiamo detto all'inizio che secondo la Rizal, per ogni peccato tot digiuni, domanda se ogni volta che uno fa un peccato deve fare tot digiuni tot volte. Allora alla fine c'è chi diceva sì, c'è chi diceva una sola volta, come rispetto e col paragone del sacrificio di Chattat e quello di Olà, Chattat per ogni peccato, Olà invece uno valeva per tutti. E adesso però arriviamo a un'altra conclusione, che è quella di fatto. Allora, tutto ciò che vi ho appena ricordato in sintesi, si applica agli individui forti e sani, ai quali i ripetuti digiuni non possono portare alcun danno per la salute fisica, come era il caso nelle antiche generazioni, dove il cibo non era contaminato e pesticidi e inquinamento, eccetera, eccetera. Ma a chiunque i numerosi digiuni possano portare danno, sì, da esserci la possibilità che ne abbia malattia o dolore di onofobia, come il caso appunto delle generazioni contemporanee, è proibito sottoporsi a molti digiuni. Attenzione! Questo precetto riguarda perfino colpe passibili di caret o di esecuzione capitale e sicuramente
trasgressione di precetti positivi e proibitivi che non implicano il caret, tanto di più. In questi casi invece i digiuni vengono fatti nella misura che il singolo reputi nell'animo suo che certamente non gli potrà arrecare nessun danno fisico. E questo perché? Chi me lo spiega? Logicamente, perché il fatto che il digiuno rechi un danno fisico è un problema, ha fatto peccato, ti reca un danno e te non sei morto. In realtà perché no? Ragionate un secondo. La Torah cosa evidenzia? E l'abbiamo visto più volte. L'importanza? Togliete il muto, se no non vi sento. Beh, l'importanza della salute e quindi esatto. dello stare bene, ma anche la kasherut stessa è una salvaguardia in questo. Ma perché l'importanza di star bene? Perché la salvaguardia bene, della se stai bene puoi praticare le mitzvot, puoi... Questa era la risposta esatta. Perché cosa succede? Noi siamo tenuti, uomini, donne, ognuno nel suo, a bambini, ognuno applicare tot mitzvot ogni giorno. Ma se uno sta male, che mitzvah può fare? Poco o niente. Dunque, ecco perché è importantissimo la salvaguardia della salute, perché più uno in salute, più mitzvot può attuare e più e nel modo, anche la tfilà, per esempio, questa mattina, allora, pregando stamattina, parola per parola, cercando di concentrarmi, si conclude la tfilà, ero stanca, perché prende forze. Cioè concentrarsi al significato di ogni parola, al senso, interiorizzarlo, viverlo, interiorizzarlo appunto, ragazze, è uno sforzo fisico non indifferente. Ma se uno non sta bene, e quando sono stata male purtroppo più volte nella mia vita, non riuscivo neanche a fare il brachot, per dire, io come tutti, dunque più stiamo bene, più possiamo adempiere al nostro scopo della nostra esistenza in questo mondo. Dunque, se non siamo in buona salute, allora cosa stiamo qui a fare? Insomma, in altre parole. Dunque, ecco perché, sì, uno deve pentirsi, uno deve fare teshuva, uno non deve compiere più l'errore o il peccato che ha commesso, ma se per espiare la propria colpa deve fare tot digiuni e questi lo portano a problemi di salute o a indebolire il proprio corpo e dunque le altre mitzvot che è senz'altro fare giornalmente non le può fare, allora no, non ci siamo. Brava ragazze, soprattutto Rachela, oggi sei la festeggiata, hai capito? Ti lasciano la mamma. Ok, allora, infatti perfino ai tempi delle antiche generazioni dove abbiamo detto che erano molto più sani e più forti, dunque parliamo delle generazioni dei Tanaim, della Moraim, tempo della Mishnah, della Gemara, del Talmud, digiunavano così frequentemente solo le persone sane che lo potevano sopportare. Ma se uno non lo può sopportare e digiuna, viene chiamato, tenetevi forte ragazze, peccatore. Lo vediamo questo nel Talmud di Masechet Tanit 11b, capitolo 1. Ciò sia colui che digiuna per peccati specifici, come appunto spiega Rashi, e troviamo anche qui, stavolta nel Talmud, ma nel Masechet Zevachim, il trattato di Zevachim 7a, capitolo 1, che non c'è nemmeno... Voilà, merci. Allora, in tal caso, uno studioso della Torah è tanto più in peccato è doppiamente e perché in seguito alla debolezza causata dal digiuno non può studiarla come ci conviene. Come vi ho detto prima, se uno dedica, tanto di più uno che dedica la vita allo studio della Torah, ok, ho capito, però se fai tutti questi digiuni, altro che, poi dopo non riuscirai. Allora, qual è il rimedio? L'abbiamo detto. Prima abbiamo detto tutti di tot digiuni per ogni peccato. Secondo, certi bisogna fare ogni volta che si è fatto il peccato tipo 84 digiuni per quel determinato peccato del seme, no? Ok, poi sprecato, come per tanti altri. Altri dicono no, bastano tre volte
e Hasaka, o una volta. Alla fine però mi hanno detto sì, tre volte né 50 né 84, per cui non si riesce, perché se uno digiuna così sta male, a meno che uno è sicurissimo al 200% che non implica nessun problema di salute. Ok, allora, comunque dunque 90%, 99% dei casi non è il caso di digiunare, addirittura abbiamo visto che è considerato peccato. Cosa si fa allora? Qual è il rimedio? Conclusione. È scritto in Daniel 4, capitolo 4, passo 24, rendimi i tuoi peccati usando misericordia verso i miseri. Come stabilirono i codificatori della legge della Torah, bisogna dare per ogni giorno di digiuno per espiazione il corrispettivo di 18 monete. Troviamo nel Shulchan Aruch Orachaim. Kadosh, ok. Il ricco aggiungerà in proporzione alla propria ricchezza, come poi riportato in Megine Eretz a proposito delle leggi sui digiuni. Dunque, conclusione nel Tania di oggi, no digiuni, certo non tanti, ma sì tzedakah. Mi ricordo di anni fa di una donna che mi aveva raccontato appunto di il suo peccato che aveva fatto e che avevano messo tantissimo tzedakah. E infatti è giusto, ha fatto la cosa giusta, perché oggi come oggi la tzedakah salva dalla morte, avvicina la Geulah e funge da espiazione al posto appunto dei peccati. Concludiamo. René, siamo tutte con te, vai. Allora, oggi ne abbiamo 15 di Tammuz e si va dal Perek 72, no, 76 no. all'81. No? 77 all'81. No? No, 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 no. 77 a 78 incluso. Due pratiche oggi, 77 e sì. 78. Sì, perché 78 è bello lungo. Okay. 78 è bello lungo, opera. Allora, okay. Rachel, visto che oggi è la tua giornata, ci leggi in italiano il 77. Al maestro del coro per Yedutun, da Asaf, un salmo. Io elevo la mia voce a Hashem e grido. La mia voce è rivolta ad Hashem. Pertanto, egli mi ascolterà. Nel giorno del mio tormento io ho cercato Hashem. La mia piaga trasuda anche di notte, senza smettere. L'anima mia di essere consolata, senza smettere l'anima mia di essere consolata. Io ricordo le mie sofferenze, Hashem, e sospiro. Se ne parlo, il mio spirito viene meno, per sempre, Sela. Tu hai tenuto saldamente aperte le palpebre dei miei occhi. Io sono rimasto turbato e non riesco a parlare. Ripenso ai bei giorni passati, ricordo gli anni dei tempi antichi. Di notte rammento il mio canto, medito in cuor mio e il mio spirito ricerca con cura una risposta. Vorrà Hashem respingermi eternamente e non vorrà più elargire grazia nei nostri confronti? Il suo amore è forse finito per sempre ed è cessata per i secoli la sua promessa di consolarci? Il Signore ha forse dimenticato d'aver pietà nella sua ira? Ha forse sigillato la sua misericordia per sempre, Sela? E vado ripetendo, è allo scopo di farmi soffrire questo mutare della destra dell'Altissimo, così che io mi penta. Io ricordo le grandi gesta di Hashem, quando rievoco le tue prodigiose opere passate. Io mediterò su tutte le tue nazioni e parlerò delle tue gesta. Hashem, santo il tuo modo di agire, quale forza divina è grande come Hashem? Tu sei Hashem che operi meraviglie. Tu hai manifestato alle genti la tua potenza. Con la forza del braccio liberasti il tuo popolo dall'Egitto e i figli di Jacob e di Yosef per sempre, Sela. Ti videro le acque del Mar Rosso, Hashem. Ti videro le acque e turbinarono, si scossero persino gli abissi. Le nubi
Scrosciarono pioggia, i cieli emisero un fragore di tuono e anche le tue frecce, i fulmini, guizzarono. Il fragore del tuo tuono si abbatté nella ruota dei carri egizi, mentre i lampi rischiaravano il mondo e la terra sussultava e risuonava. Hashem, hai tracciato la tua via nel mare e il tuo sentiero è posto nelle acque profonde, ma le tue orme sono rimaste sconosciute. Tu hai condotto il tuo popolo come un gregge per mano di Mosè e di Aaron. Okay. Fantastica. Fantastica, Rachel, bellissimo quello, come avete visto. Ve lo leggo velocemente in ebraico, poi il 78 farete tranquillamente, l'ho già anche fatto stamattina, come sapete io faccio tutto il fitat con tutti i rashi prima della lezione, Baruch Hashem. E poi concludiamo col per il Rebbe della Rabbanit, che oggi ci leggerà Rachel, perché oggi è la lezione sua. L'amnatzeach al yedutun le asaf mizbo. קולי אל אלוהים ואצעקה, קולי אל אלוהים והאזין אליי. ביום צרתי אדוני דרשתי ידי, לילה נגרע ולא תפוג מענה, הנחם נפשי. אזכרה אלוהים ואהמיה, אסיך ותתעטף רוחי סלע. אחזת שמורות עיניי, נפעמתי ולא אדבר. חישבתי ימים מקדם, שנות עולמי, אזכרה נגינתי בלילה עם לבבי, אסיך ויחפש רוחי. על עולמי ישמח אדוני, ולא יוסיף לתות עוד. האפס לנצח חסדו, גמר אומר לדור ודור. השכח חנות אל, אם קפץ באף רחמיו סלע. ואומר, חלותי היא שנות ימים אליהם. אזכור מעליה, כי אזכרה מקדם כתך, והגיתי בכל כל פעוליך, ובעלילותיך אסיך. פנה פוטו. Mi mettete muto però un po' meglio, Rossella e... Oh, scusami. E René. Elohim bakodesh darkecha mi'el gadol ke'elohim. אתה האל אוספל, הודעת בעמים מוזך. גאלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סק. ראו חמיים אלוהים, ראו חמיים יחילו, אף ירגזו תהום. זורמו מים אבות, כל נתנו שחקים, אף חצציך יתלך. כל רעמך בגלגל העיר וברקים, תבל רגזה ותרעש הארץ. בים דרכך ושבילך במים רבים, ועקבותיך לא נודעו, נחית חצון עמך ביד משה ואהרון. עד עשו, רחל, רבי רבנית, זכות הרבי מלך המשיח יגן עליי ועל כל אוהבי, ועל כל מי שבשם ישראל יקונה, ועל כל אוהבי בתוך ישראל. כי נונה וסנוטטו, כי ירי, און בליסימו קוואדרו, כי עד עשו לא מסו קוואברי מדימטרו, דימפנדם המורו, perché è un'emozione questo quadro, è una grande emozione, come sapete tutto è un regalo della nostra carissima pittrice che ha delle mostre in tutta Italia dei suoi meravigliosi quadri e me ne ha mandato uno ieri, voilà, è fiorito, che questi fiori, che la nostra vita e la tua in particolare Rachel, che oggi tu Masal Gover, sia fiorisca e sia pieno di luce, di colore. Amen. Vai Rachel. Amen. Amen. Shir la maalot essa enai el earim meaim yavo izrim. Ezrim meim adonai osse shamaim vearetz. Al yeten lamot reaglenecha. Al nianum shomreka. In Elianum velo Isham Shomer Israel, Adonai Shmrecha, Adonai Zilka, Aliyad Iminecha, Yomam Ashemesh lo Yachecha, Ve Yareach Balaila, Adonai Shmorka Mikorra, Ismor et Nafsheka, Adonai Shmor Zeteka, Uvoecha, Me Atta Ve Adolam. זכות הרבנית הצדקנית תגן עליי ועל כל אוהביי ועל כל מי שבשם ישראל קונה ועל כל אוהבי ותומכי ישראל.
Shir Amalot le David Samachti be Omerim li Bet Donai Nelech Omdot Ayu Raglenu Besharaik Yerushalayim Yerushalayim be Noya che Ire Sheuf Ra Lak Yachadav Shesham Alu She Batim Shivte Yai Edut Le Israel Shivteya Edut Le Israel Leodot le Shema Adonai, Kishama Ishvu, Kisot le Mishpat, Kisot le Bet David, Shalu Shalom Yerushalayim, Ishlu O Avaich, Yei Shalom Bechelech, Shalva Be'ar Menoteaich, Le Ma'an Achaye Ve. Reai Adavra na Shalom Bach Lema'an Bet Adonai Elohenu Avakshatov Lach Hazak Baruch Zkut Rabbi Melech HaMashiach Zkut Rabbanit HaTzidkanit Agen Alai Rachel Chiara Bat Sara Ibriya Bechol Evarayich Vegidayich Begufech Uvenafshech השם יביא לך חיים ארוכים, חיים בריאים, חיים שמחים, מתוך פרנסה בשפע וכבוד, ונחת חסידי אמיתי, מבנייך שיהיו בריאים, ומבעלך, אמא שלך, ומשפחתך, מכל אוהבייך, אמן כן ירצו. אמן, אמן. תודה רבה, תודה רבה. אמן, תודה רבה. מזל טוב לכן. תודה רבה. תודה רבה. מזל טוב, מזל טוב, רחל. מזל טוב, מזל טוב. תודה רבה. מוקב טוב, אני. תודה רבה. קריסטימה, טנטיסימי אגור, עם פרנצ'זים, איטליאנים. אדסו פרו. Concludiamo con le brachot di Rachel che oggi suo Mazal Gober che fanno lui tutte pronte a cogliere le brachot di Rachel. Vai. Ok. Allora, con tutto il cuore vi auguro che possiate intanto stare sempre bene in salute per poter praticare con gioia le mitzvot, per poter compiere il servizio divino nella quotidianità, col sorriso fra le labbra. Grazie. E possiate poi anche trovare amici che vi stiano insieme con voi, persone, belle persone che siano con voi e che possiate continuare a studiare, possiamo continuare a studiare insieme ogni mattina, e tutto quello che desiderate possa essere realizzato, e presto Mashiach. Amen. Amen. Grazie, amen. Toda rabba. Toda rabba. Mazal tov, Geod. Mazal tov, mazal tov, Rachel. Ecco, abbiamo il compleanno, una itvadut chassidita oggi l'hai fatta. Veramente, sì. Poi ti mando Blinder dopo la lista, così ti rinfresco le cose che devi fare oggi. Il tuo tema quest'anno, che hai fatto fino adesso, più il tema nuovo. Sì. Una itvadut chassidit intanto via Zoom l'abbiamo fatta, poi fai in live con amici, parenti, se puoi fare in casa. Buone decisioni, nuove decisioni. O le mitzvot che già fai, farle meglio, o aggiungere, Bezrat Hashem. Tzedakah, mettere a proposito di 18 chai una volta o due volte, ancora meglio tre volte chai in tzedakah. Tuo marito stamattina, se andava al Tempio, o tuo marito e i tuoi figli, fare un aliyah. Peccato che ero stamattina, non me l'hai detto, avrei chiesto una nevia per te. Vabbè, comunque, se no Massimo che lo fa Shabbat, lo facciano Shabbat, chiedi di fare una lia per te. Shabbat, okay, se speriamo, perché Voilà. Poi comunque ti mando, adesso ti ho detto così su una gamba velocemente per avere un'idea, e poi ti mando per iscritto.
Un bacio. Todaraba. Un abbraccio a tutte.